Signore e signori, bentornati sul mio canale. Qui è il vostro Tonno Kid che vi parla. Oggi siamo tornati con una nostra conoscenza, il buon Ciruzzo. Ma signori, iniziamo, o meglio, assaggiamo quello che è Thief Simulator 2. Ebbene sì, signori, Thief Simulator 2 è in uscita verso fine luglio di quest'anno, ma è uscito il prologo. Quindi, signori, visto che stiamo portando anche sul canale Thief Simulator 1 per abituarci, per conoscere il buon Ciruzzo, oggi avremo questo assaggino, oggi e magari anche le prossime volte, bisogna vedere quanto durerà questo prologo, avremo l'assaggino appunto della nuova avventura che ci aspetterà poi da luglio del buon Ciruzzo. Andiamo, nuova partita, andiamo subito, pim pum pam, pronti. Tra l'altro vedo che è in finestra e la cosa non va bene, sono le impostazioni. Sistemiamo. Sviluppo della... 2 giorni prima. Attenzione. Numero privato? Prendi a rispondere, scusatemi. Non è per... però, sai. Schermo intero. Ok, perfetto. Va bene. Salve. Your location has been compromised. Get out of here, now. Oddio. E questi chi sono? Ma è una pistola? Oddio. Così c'entrano in casa? Oh, c'è anche... questa novità, tra virgolette, cioè no, una novità dell'oscillazione della testa, vedete che c'è questa oscillazione. Ho visto nelle impostazioni, ho detto, interessante. Però... sono un po' fastidiosa, vabbè, intanto ce lo godiamo così. Il nostro buon Ciruzzo, signori, che viene... spegni la luce. Merda. Questo è un tutorial per farci capire come funziona. Se io provo a togliere l'oscillazione dalla testa. O meglio, lascia quella, togli l'oscillazione dalla telecamera. Ok, forse era proprio dalla telecamera. Andiamo un po'. Prendi le tue cose dalla rimessa in silenzio. Ah, dobbiamo prendere piede di porco. Torcia. Chiave per il cancello sul retro. Scappa attraverso il cancello sul retro. Ok, lo shift per correre. Chiudi così non sanno che siamo usciti di qua. E mo? Andiamo... ok. Attenzione, il buon Ciruzzo però sarà... sarà adagiato mica male, con una bella casettina in mezzo al nulla. Però chi è? Chi sono questi? Andiamo verso Madison Street. È successo ancora? Vabbè, ogni tanto salta. Ebbene sì, signori, anche perché dobbiamo ancora vedere in realtà come si concluderà. Se trovi nei guai, sai dove trovarmi. 102, attenzione, torna al caro 102. La città sarà la stessa? Non credo. Non credo. Però ecco, non sappiamo ancora come finisce la storia del primo, fondamentalmente. Vai al 102 e trova il tuo amico. Ma... ci vedi da qua, no? Ok. Salve. Taglia vetro, non ce l'abbiamo. Edge, ti vedo. Ma questo chi è? I saw you sneaking. Huh. You survived, that's good. I thought you took my warning call for a prank and went for an eternal sleep. So they got to you, huh? Well, I wouldn't expect to steal half a mil from a mafia and start a new life without an issue. They didn't get you this time, so big chance they're on their way to your family in Ohio at this very second.
Since we've both done our part in this whole thing, I gotta save your ass, because if I don't, once they find you and torture you for a bit, you will probably spill some info about me. And that can't happen. I've got a place for you to crash in until the heat dies. Take whatever you want from this shed, I don't care. Then leave. I'll call you later. Prendi tutto quello che puoi e lascia la città. La sveglia ci serve? Un chilo, due chili. Ah, stavolta è in chili. Candelabro serve. Vaso. Ah, vedi però c'è la bustina. La bustina con la stellina. Signori, come nel primo capitolo, penso che siano oggetti di un certo ordine online, magari. Vediamo se troviamo qualcos'altro di interessante. Chiave 102, cancello. Ok, questa ci può stare. Ma questa è una casa abbandonata, in realtà la chiave ci serve relativamente. E controlliamo i cassetti come al solito. Soldi. Utili. Qua a livello di vestiario non ci fanno mai rubare la radio, o potrebbe valere qualcosina. La teiera. Al momento vedo molte similitudini, anche se graficamente è fatto decisamente meglio. E direi anche ci mancherebbe. Onestamente, tostapane serve sempre. Hai già riempito lo zaino? Più o meno. Qua c'è qualcos'altro. Vediamo. Pentola, 2 kg. Allora, vediamo cosa abbiamo preso, che magari non sia tipo il candelabro. Lascio lì. Prendi questa, va, che c'è su la stellina. È da inviare non so chi. La padella. Il vino. Padella e il vino, riusciamo a recuperare. Padella ce l'abbiamo già. La radio ad esempio non serve. Lampada da tavolo. Chiave. Il cancello. Piede di porco. Ok. Ma prendiamo il vino. La padella. Il vino. Il vino vale di più. La padella no. Oh, possiamo prendere anche quella a posto. C'è qualcos'altro? Ehi, diamo un'occhiata, Vaso. Vabbè, potremo sicuramente tornarci, credo. Carta igienica no. Però prenderei, si sa mai che a casa manca. Lui ci ha detto di prendere tutto, quindi io, signori, prendo tutto. E lascio le cose. Cioè, oddio, finché abbiamo spazio. In realtà abbiamo già finito lo spazio, però se troviamo... Calcolatrice 0,1, beh, ci sta. E qua? Niente. Post-it no. Pinarelli no. Ok, ma questo è un tablet, no. Ah, prendi, no, prendi il quadro. C'è qualcos'altro, qualche altro quadro interessante? No, posto? Posto, possiamo andare. Abbiamo svaligiato la casa, ma è abbandonata, quindi non è che ci interessa, E lascia la città, cioè mi stai dicendo che questo è il 102 originale di Thief Simulator 1? Oh! Sblocca auto. Questo non ci sta, scusami. Auto non ci sta? Ah, sblocca auto, ma non ci... Ah, lo mette così, ok, no, non capivo. Di solito dal baule si fa. Non stavolta! Pronto? Oddio. Sono un po' di cose da sistemare. Anche questo frame lag clamoroso. Ecco. Vabbè, ma non ce li abbiamo. Siamo già sotto, in negativo, siamo già. Ma... Ovviamente lo devono ottimizzare un po', però... oddio. Qua... In realtà sembra un nuovo quartiere, però... Nascondiglio, andiamo a vedere cosa... Come ci hanno... Sistemati. Buon ciruzzo. Ok, siamo saliti di livello. Praticamente, al momento, è... Molto sì, molto sì, se non uguale. Per certi aspetti. Ok? We'll be quick, I promise. Check the computer. Ok. Questo è il nostro nascondiglio? Ah. La telecamera nostra. Va male.
Certo, giardiniere io lo chiamerei, però... Però, per ora, siamo attrezzati bene. Messo... Vabbè. Strumenti da gioielliere, qua c'è... Ok, facciamo che... Usciamo questa e questo per il momento. Accendiamo e spegniamo. Giustamente, leggiamo. Fai in modo che nessuno ti veda mai arrivare o andare via. Non ci sono case in giro, però di tanto in tanto potrebbe passare la macchina. Ah, quindi non dobbiamo farci vedere neanche... Non siamo a casa? Vabbè, comunque. Il computer non è questo. Questo è il bagno. Ok, vabbè, il giro turistico io lo faccio da casa. Il nostro nascondiglio. Interruttore della luce, non possiamo spegnere la luce. Cameretta da letto non è male, eh. No, io apro, si sa mai che c'è qualcosa... che ci serve. Vabbè, usiamo il computer. You'll need to steal some things from some people if we want to survive. Okay. I will clue you on my plan later. But here's steel gear. All sorts of useful tools can be bought here. Ok, torso a piedi di porco, kit base da lock picking, grimaldello, taglia vetro, microcamera, binocolo, guanti da arrampicata, strumento per hackerare, bancomat, manganello telescopico. On Rob Tips you can buy information about houses, loot locations, security systems, tenant routines, etc. Gather all info about 102, free of charge. 102 non c'è nessuno. Acquist. Check out Black Bay. You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn shop, so keep an eye out. You'll need more experience before we break into 103. Accept the first task and get off the PC. Primo incarico, casa abbandonata. Ok, distrugge alcune cose. Va bene. Fino ad ora tutto uguale, direi. Tostapane, blender, tostapane, pentola. Ma questo ce l'abbiamo. Ah, questo... Ah, era meglio se... evidenziavo, onestamente. Tegliere e padella, tostapane, manca il blender e manca il portacoltelli. Puoi vedere anche l'immagine. Non è male questa cosa, eh. Cuffie, no name, memoria USB, tavoletta da disegno, ok. Macchina da scrivere vintage. Vaso, un vaso ce l'abbiamo, statua di pietra, va bene. Abbiamo accettato il contratto. Ica. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience you can learn new skills, such as lockpicking. We'll need that to get into 103. Why there? I'll explain later. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Also, you could use some help from my friend. Un'amica. She can carry heavy things to your car and stuff like that. Just use the phone to call her up. Attenzione! Il nostro Ciruzzo che tiene pure la fidanzatina adesso, che gli dà una mano nelle sue... Scorre i bande notturne. Beh, andiamo al 102. Oddio, andiamo al 102. Posso già andare al banco dei pegni perché ho un po' di cose da vendere in realtà. Proviamo a vedere anche il quadro qua. Banco dei pegni, attenzione. Torna il nostro amico del banco dei pegni. È sempre lui? Non riesco a capire se il quartiere è lo stesso o se... Qua sembra sempre lui. Hello. Ciao caro. Beh, oddio, non so se sei simile... Anche Ciruzzo non ci assomiglia tanto, eh. Però, oh, finalmente puoi fare vendi tutto. Ciao caro, grazie. Torneremo presto. Certo che abbiamo sempre dei catorci, ma il furgone che avevamo comprato nell'uno, no, niente. C'è più. Ok. Beh, al momento è molto semplice ambientarsi perché è praticamente identico sia come funzionalità sia come anche... strumenti come movimento. Dobbiamo andare al 102, ok. Mamma mia. Che è? Intanto vediamo il tutorial. Per invitare il tuo collaboratore prendi il telefono predefinito freccia su. Seleziona il pulsante corretto e premilo, arriverà in breve tempo, puoi segnalarle di fare alcune cose come aprire una serratura, evidenziare gli inquilini,
O portare un oggetto pesante alla tua auto. Invitare il tuo socio costa 50 dollari. Ma 50 dollari a chiamata, non è che 50 dollari ad ogni istruzione. Ma il kit base di lockpicking dici che dovevamo comprarlo? Allora, c'è una recinzione rotta dietro casa. Ok. Salve. La finestra del bagno è aperta. Distrugge alcune cose. Queste? Ma questa è abbandonata. Quindi dobbiamo distruggere poi la teiera. La prendiamo, riprendiamo le cose che abbiamo appena rubato praticamente. Mazza. Il vino. Qualcosa che dobbiamo distruggere? Cesso, giustamente. Merda! Merda, non abbiamo la cascina. Riusciamo ad andarcene. Ci ha già beccati! Ma cazzo, ma è il primo lavoro che facciamo? C'hanno... Vacca Eva. Ma io pensavo che entrasse in casa, cercasse e basta, no? Anche ci vedesse così palesemente. Vabbè, vattene da lì, ma dimmelo che mi nascondo, no? Scusami, va bene tutto. Ma porca troia. Ciruzzo! E che cazzo? Tira fuori sto cazzo lì. Vai. Spacca tutto. Vacca. Ma vacca Eva. Qua c'è qualcosa da prendere, i soldi. Così lasciate in giro. Tra l'altro in una casa abbandonata, ma ok. Ah, la finestra per entrarci, giustamente. Ma io la macchina quindi la lascerei lì, nel senso. Cos'è che c'era in giro? Vediamo. A parte questo. Qua c'è la calcolatrice se non sbaglio, ok. La sveglia anche, questo ce ne chiedono un altro, no. Vaso sì. Lampada anche. Sveglia, prendila. Oddio, potremmo anche nasconderci sotto il letto in realtà, eh. Però... Va bene. Posto? C'è qualcosa, no? Ok. Vabbè. Visto che abbiamo spazio, prendiamo le due cose. Giustamente. Che fai? Te ne privi. Va bene, dobbiamo spaccare la qua. Io riesco da dietro, ma... Me ne vado proprio, vado a piedi, va bene? Piuttosto che star lì a farci arrestare, come è già successo. Andiamo a piedi. Un po' fuori forma però, Ciruzzo, eh. Andiamo al nascondiglio, sì, perché dobbiamo vendere online. Quindi vabbè, questo è comunque un tutorial, come era anche nel primo, insomma. Imparare a farlo, giustamente. Para abilità, evidenzia azione, abilità, corridore, cioè queste cose, riduci il campo uditivo delle persone di 1 metro, cioè sei più silenzioso, queste sono, è tanta roba. Evidenzia azione, perfetto, abbiamo un altro punto? Lockpicking, facciamo così va, tanto sicuramente è quella che... Vai in un punto vicino al 103 intorno alle 5 del mattino. Time to find out when our friend from 103 goes on his daily shopping. Go near his house to a marked spot, preferably around 5 in the morning. Ok. Ma io posso prima andare a comprare set base.
Ah, ok, devo seguire la storia. Niente, è bloccato per la storia. Va bene, allora vendiamo però online. Perché sono uscito, lo so solo io. Vendiamo online. Al 103 le informazioni possiamo, volendo, acquistarle. Oddio, no, che ci serve, onestamente, però... la pentola... La mettiamo... io sono scemo, ho venduto tipo il tostapane. Vabbè. Pentola, mettiamola via. La pentola, poi... Vediamo. E i due vasi. La pentola e i due vasi, li mettiamo via. Sai che era l'armadietto? Qua. Pentola. Vaso, vaso e pentola. Ma anche la padella mi segnava che era... No? Scusatemi, ma... Sono io che non mi ricordo le cose o... Cina. No, la pentola non c'è. Va bene. Basta. No, queste le vendiamo. Ok. Beh, al momento è praticamente uguale. Beh, il tutorial ci sta. Ci sta. Ah, anche la pioggia? Ah, c'è la pioggia anche. Attenzione, cioè, che insomma fa rumore, quindi siamo meno udibili. Prendi tutto, $839 e via. Vediamo quanto durerà questo prologo, più che altro. Al momento il buon Ceruzzo non ha perso il vizio di farsi beccare come un pirla. Giustamente. Ceruzzo perde il pelo, ma non il vizio. Intorno alle 5 del mattino al 103. Ok, quindi... Facciamo così. Facciamo alle 5 del mattino del giorno dopo. Stiamo un giorno intero in macchina. Non si sa far cosa bene. Però... Perfetto. Cosa cazzo è appena successo? Scusate. No, vabbè, aspetta. Prima di tutto ho sbagliato. Occhio alle macchine, attenzione. Passano anche le macchine adesso? Ah, ok. Possiamo arrampicare? Ah no. Ciao caro. Ok, it seems he leaves at 7. You can always check your journal to view all hints, missions, and routines. For now, you gotta learn to lockpick basic locks. If you don't have the experience, steal some more from 102. There's a test lock in your hideout I want you to try out. Farà lockpicking livello 1 e acquista un set base. E adesso me lo dici, che... ma non potevo comprarlo prima, porca troia, mi fai fare avanti e indietro un pirla. Ho sbagliato. E che cazzo. Lo dicevi, lo acquistavo addirittura e poi ci incontravamo direttamente qua. Maledetto. Pezzo di stronzo. Ha dei rumori strani questa macchina, io ve lo dico. Vabbè. Torniamo a casa. E vediamo di andare a comprare. Che è? Cosa? Non ho capito perché me lo segnala. Perché me lo segnala? Vabbè, comunque. Cosa devo fare? Non mi ricordo già più. Acquistare. Lasciatela aperta sta porta, che cazzo. Kit base, ok. Tac. Ah, devo... Ah, ok, sì, sono i grimaldelli. Cioè, sì, grimaldelli che si possono spaccare. Prendiamone un paio, vediamo... Se siamo abbastanza... Attenzione, telecamere di sicurezza. Vediamo se siamo abbastanza bravi da... Da riuscire senza distruggere tutto. Ah, che cazzo, non ho guardato. Ho guardato. Errore mio. Questa?
Per prima serratura con questo strumento che hai appena acquistato, usa il mouse per posizionare l'asta, poi tieni premuto D per ruotare la serratura. Se l'angolo è corretto, la serratura girerà, altrimenti si bloccherà. Si blocca, prova a riposizionare di nuovo l'asta con il mouse fino a trovare il punto giusto. Ok. Ah. Time to get it on. Break into 103 and find the parcel code. Dude had a delivery that might help us solve our mafia issue. Have some faith, get it done. One more thing. If you run out of lockpicks, you don't have to run quick back buy. Home. Just use quick buy on your phone. All the parcel codes are also stored on it. Good luck. Ah, questa cosa potrebbe essere interessante, il fatto di acquistare a domicilio. Cioè, domicilio nel senso mentre siamo in giro, in realtà, non per forza tornando a casa. Borseggio, c'è anche il borseggio. Ma bellissimo. Cioè, piccole aggiunte che però... Borseggio dei passanti, quei maledetti bastardi che non si fanno mai i cazzi loro. Al nostro amico che è appena uscito di casa... Non è vero. E abbiamo su ancora il quadro. Ma noi come facciamo a entrare? Abbiamo da qua, giusto? Vabbè. Vai. Allora, cosa che dobbiamo fare? Trova un pacco... Una nota con un codice. Abbiamo trovato dei soldi. Intanto prendiamo, soldi. Mappamondo. Che è? Corrente spenta. Ah, spegniamo la corrente, ottimo. Non so se ci serve questa cosa, ma ok. Cuffie. Attenzione, vediamo se... Tiglia, giustamente. L'olio no? Potrebbe servirci, a casa no. Anche il frigorifero gli rubiamo. Ci beviamo una birra, no? Non si può? Ok. Padella. Blender. Qua niente. Pentola. Qua niente, ok. Credo che ci siamo. Occhio però, perché magari quello là torna. Abaco. E io mo dove cazzo? Sarà qua allora. Leggi, ti ho mandato degli appunti sull'unità di deposito, le coordinate e tutti i nomi della roba che tengono lì dentro. Ricorda solo che gente brutale senza scrupoli, non possiamo farci beccare mentre entriamo, dobbiamo pianificare tutto per bene. Recupera il pacco al più presto, codice 16161. No, c'è un proiettore qua. Che fai? Lo lasci lì. C'è l'abaco, ad esempio, non ci serve a niente. E proiettore. Ah, te l'ha rimesso sul... Sul tavolo l'ha messo. Chiave. Mi ha la chiave a 103. Questo spero che sia ancora fuori, perché... Se arriva e trova tutto così, insomma, non è il massimo. Comunque c'è qualcos'altro, lampada da tavolo, dipinto prendiamolo, dai. Non ci starà in macchina, c'è quell'altro. Ma facciamo che ti va bene oggi, amico. Soldi, soldi. No, mi si è rotto. Devo uscire dal retro. Oddio, si esce di qua, no? Cioè sì, ma andiamo a finire di là, quindi tanto questo non lo possiamo metterlo in macchina. Ah, guanti per arrampicata. Ci possiamo aprire. Allora, chiudo tutto. Cioè, chiudo tutto. In realtà abbiamo lasciato tutto aperto in casa, però. Prendi il pacco dal paccomat. Ma dov'è il paccomat?
E dove c'è la S? Ah, il Paccomat è inteso... Cioè... Sono gli Amazon Hub! Ma bellissimo! Paccomat. Eh sì, sono gli hub dei pacchi. Salve. Pacco nero. Great job. Send the package to me via Black Bay. There are things in it that will make the mafia happy, so I'll slap your name over. Beh, ci mancherebbe. I know you don't want to work with them, but you already did back in the day, and that's the only way you're getting alive out of this. You have to gain some trust back. So, get that package moving ASA. Ok, quindi lavoriamo per la mafia sostanzialmente e adesso gli dobbiamo mandare il pacco. Benissimo, ottimo, come mettersi nei guai. Però, buon Ciruzzo, per il mestiere che fa, non può che avere a che fare con persone abbastanza discutibili. Ok, qua, tac. Il pacco lo mandiamo via Black Bay. Altri, pacco nero. Vado, testa scolpita. E ok. Poi cuffie, le dobbiamo mettere via le cuffie. Mettiamo via le cuffie e il blender e la pentola. La pentola forse c'è già. Great, but that might not be enough. We have to make them think you're serious about this and that you're regretful about your theft and you're going to do whatever it takes to erase your debt. Either that or getting captured and tortured. There's another package we need to steal containing rival mafia's information. A rubare dalle tasche. First, you need to learn to pickpocket. Try the mannequin at your hideout. If you don't have the experience, try doing some jobs on El Neighbor. Ok, impara borseggio e prova il manichino di esercitazione. Allora, però io devo lasciar giù la pentola. Cioè in realtà una pentola già ce l'abbiamo, non so se me la considera. Pamondo, cuffie. No, forse la padella era. Proiettore. No, blender. Ok, queste possiamo venderle quindi. La padella o la pentola? Pentola. Padella non serve. Questa che non serve. Ma in realtà anche una pentola, solo una ce ne chiedono. Quindi vabbè, queste le vendiamo. Ok. Borseggio lo possiamo già imparare. Dov'è borseggio? Chiedo scusa. Questo? Borseggio. Para. Vabbè, allora ci esercitiamo subito. Che è? L'arte del borseggio. Vuoi non impararla? Borseggio. Tieni premuto il tasto a sinistra del mouse per controllare la mano. Tienila nella barra verde per borseggiare. Sì, ma fammi leggere! Successo la persona, ricordati che devi guardare verso la persona, cerca di non avvicinarti troppo altrimenti si allarmeranno molto più velocemente. Cioè, ah, devo far così. Ok, così. È difficile secondo me con le persone che si muovono. I'd suggest buying some info on him on RobTips or scouting the area first. Ok. Getting caught guarantees disaster for both of us. Al 110 borseggiamo l'inquilino addirittura. Non è pericoloso borseggiare l'inquilino. Vabbè, tanto prima andiamo dal nostro amico. Un po' pericoloso borseggiare l'inquilino, no? Giustamente. Ma now, ascolta, ma there, sonny. Ok, perfetto. Ma io ho un quadro. Ma te lo devo portare lì? Sì. $40. Vabbè. Comunque, andiamo avanti. Andiamo a Madison Street e vediamo di borseggiare l'inquilino. Centodieci, qua c'è il 100, 109, 110. Ci sono tante case da... anche di un certo calibro. Facciamo così, tac.
Salve. C'è nessuno in casa? Quale sbarra le finestre, tranne questa. Qualcuno? Non c'è nessuno. Al momento. Sbaglio il telefono intanto. Non sentiamo, questo serve. Non sentiamo rumori. Tostapane serviva, tostapane sì. Di tutto che se entra. Non serve. Noi già che ci siamo, approfittiamo. Oh, là c'è gente che potrebbe vederci, eh. Yocio. Facciamo magari così. Vediamo se si fa i cazzi suoi. Ok, e la TV l'abbiamo. Dov'è finito? Le... il sedile. Non l'ha abbassato, l'ha proprio tolto. Ha tolto il sedile. Vabbè. C'è qualcuno allora? Questo va fuori casa, mo. Ma sparisce. Ma no! Ma si è rimpicciolito! Ma no, vabbè, sappiamo che è fuori casa in questo momento, quindi meglio, così possiamo spazzolare tutto. Spazzola tutto, guarda, lo mettiamo dentro nella scatola che abbiamo in macchina, non ti preoccupare. Piglia tutto, questo è il tavoletto per disegno. Ci riempiamo le tasche, le svuotiamo a casa, cioè a casa. Non c'è niente. Soldi. Oh, noi ciucciamo qua, eh. Visto che lui ha deciso di walkie talkie. Scanner. Attenzione. Soldi. Questo si può prendere, no? Piaceva. Allora, facciamo prima questo piano. Bagno. Vediamo se c'è qualcosa. Detto in bagno non c'è mai niente. Magari i soldi per terra da qualche parte. Non male la vasca, devo dire. Però occhio, perché non sta fuori tanto il nostro amico. Libro delle abilità del ladro, capitolo 1. Da dove iniziamo? Beh, sei un aspirante ladro. Vuoi rubare? Ci sono tre cose su cui devi concentrarti. Pazienza, attenzione, mai essere troppo sicuro. Ricorda che non sei un killer. Il tuo piano non è entrare, eliminare tutti e poi rubare. Non sarebbe male come cosa, Questa è la carta, carcere a vita. Ah, ok. Fai sempre ricerche sul luogo in cui vuoi intrufolarti. Cosa fanno gli inquilini quando escono? Qual è il momento migliore per te? Non sempre di notte. Tra l'altro. Tavoletta per disegno non ci sta, quindi... facciamo che... mettiamo queste cose in macchina. Vai, corri! Corri, Ciruzzo, non ti schiantare. E io qua dovevo metterla la macchina. Se faccio... cosa cazzo ho appena visto? Un attimo manovra, ok. Ok. Devi mettere via un po' di cose qua. Tac, tac e tac. Quasi pieno, lì la scatoletta. Però... almeno ci siamo svuotati noi. Occhio però che il tipo rientra. Cosa facciamo? Stiamo dentro? Ce la rischiamo? Beh, in realtà noi dobbiamo... cioè, in realtà dovremmo andare qua e prendere questa. E c'era anche una seconda tavoletta del disegno. Di tutto.
L'abbiamo letto. La lampada. Ok, chiudi la porta. Se entra almeno non si accorge. Cheat. Tranne se va in bagno. Allora, soldi. Soldi. C'è qualcosa di interessante? No. Perché dobbiamo borseggiarlo, quindi... statua di pietra, guarda lì. Chitarra acustica. Dobbiamo borseggiarlo, quindi facciamo... Facciamo che lo aspettiamo, però... Dove lo aspettiamo? In camera da letto? C'è un armadio per... Merda. E non so dove cazzo... Ci ha beccati perché probabilmente è entrato in una stanza dove avevamo aperto tutto. Comunque ho rubato il mondo, quindi... Madonna, se corre piano però. Ciro, ma che è? Sconditi, va. Sappiamo ormai che i bidoni della spazzatura sono l'habitat naturale per il buon Ciruzzo, quindi... Aspettiamo che se ne vada il policeman. Torniamo dal nostro amico e... Lo borseggiamo. In realtà la volante è ancora lì. O meglio. Salve! Salve. Ok, torniamo dal nostro amico. Che è qua. Cina sedia. Si siede? Ma giustamente aperto perché l'avevamo già sbloccato. Allora proviamo a... Ok. Prova il ripostiglio a 110, prendi il contenuto. Ma chiudi perché il ripostiglio... Scommetto che... Mamma, il ripostiglio? In che senso? Il ripostiglio. Ma che c'era di chiuso? Oddio, cos'è quel blu? A dormire forse va? Al ripostiglio. Sarà fuori in giardino? Ma no, ancora la polizia, bastardo! Niente, dobbiamo trovare il ripostiglio. Adesso cerchiamo un attimo di capire che qua... Il ripostiglio. Ma la chiave ce l'abbiamo in tasca, giusto? Chiave del ripostiglio 110. Devo capire cos'è il ripostiglio adesso, onestamente. Ok, hanno smesso di cercarci. Torniamo a sto cazzo di... Ciao, di nuovo, salve. Ci sospettiranno, io mi dico, a vedere una persona che ogni volta esce da un bidone... Ah no, scantinato, no. Penso che l'azzurro però sia quando va a dormire, credo. Sì, vabbè, ma questo non può vederci ogni volta. Sentirci. E vederci. Ok, camera da letto, dorme. Questa già è una cosa in più. Non è... Vaffanculo. Allora, come facevo a tirar fuori il telefono io? Usa il telefono. Ah, proprio con la freccia in su, un po' scomoda. Vita con la... Quick buy, vediamo. Quick buy, kit base per il... Ah, ok, vabbè, costa 70, quindi costa di più. Ce l'abbiamo così?
Ah, ok. Vabbè. Comodo. È comodo. Il ripostiglio. Ma no. Sarà da qualche parte dove non abbiamo guardato. Entriamo dal bagno. Questo è un braciere. Ok. Vai dentro. Catroia. Ma non è vero. Ma chi ha chiamato la polizia ancora? Sempre lui. Vaffanculo, pezzo di merda. E che cazzo però, eh? E qua ci arrestano. No, si è fermato là il policeman. Fermato là. Non ci vede. Torniamo nel nostro bidone. Sì, ma non è possibile però, eh. Ok. Adesso. Di nuovo. Salve, buonanotte. Potremmo aspettare che il tipo esca di casa, eh. Andato a dormire? Ok. Il ripostiglio. Ecco, ci tocca riaprire. Il ripostiglio. Poteva nascondere sotto il letto una volta. Cristo però, eh. Sta cosa qua è un po', eh. Niente, ci arrestano a sto giro. Ok. Ci siamo dovuti nascondere, attenzione. E anche perché ci cercano nell'ultima posizione nota. Questo ci sta. Però adesso Ciruzzo, porca di quella puttana, ce la facciamo? Questo sta cercando di dormire. Noi no... usciamo o... Allora. Ripostiglio. Ma un ripostiglio a me fa pensare. Vaffanculo era. No, non era questo. Ripostiglio. Ma vaffanculo, ma sarà mica un ripostiglio? Questa è una cassa. Dimmi una cassa, non è un ripostiglio. Valigetta sospetta. Vaffanculo. Guarda che quella cassa lì non l'avevo neanche vista la prima volta che siamo scesi. Ma al di là di ciò, il caso. Il caro Edward. No, che... No, esci. Usciamo dalla finestra, non ti preoccupare. Ciao Edward, vai a fanculo, va. Ci sente. Disturbiamo il sonno. Va bene. Ma porca puttana, ma si può? Sto giro ci arrestano. Sto giro ci arrestano. Niente. Ci mette 3 ore ad accelerare. Oh, si sono schiantati. Sceso, non ci ha visti. Madonna, quanto abbiamo rischiato e siamo solo all'inizio, solo un prologo, signori. Ma stiamo già rischiando di brutto. Va bene, via. Andiamo avanti. Andiamo avanti. In realtà ci fermiamo anche qui per oggi. Vediamo quanto si potrà andare avanti con la storia. Via la valigetta, via Black Bay. Sempre di qua. Tac. Black Bay, altri, valigetta sospetta, statua di pietra, tac, cucina, abbiamo tutto, guarda qua, pack, elettronica, cuffie, scanner e tavoletta di disegno, tac, no, basta, dobbiamo mettere da parte qualcosa, le cuffie,
E basta. Ok, posto. Ruba una scatola nera al 104. They'll contact you soon, I believe. We have to wait. In the meantime, I've got a surprise for you, a surprise you need to steal. Get the cardboard box from 104 and bring it home. Va bene, se lo dici tu. Allora, mettiamo via le cuffie. No, ma in realtà le cuffie già ce le avevamo messe via, ok. Cioè, la chiave del 103 la mettiamo lì al momento. La chiave del ripostiglio del 110 mettiamo lì. Basta? Vaso, radio. Vaso non so se ci serve lasciarlo lì, vabbè. Lasciamo lì noi. Lampada, padella. Chitarra. Ok. Diciamo che andiamo a vendere tutto, signori, e poi ci salutiamo, anche la TV ricordiamoci, e anche le cose che abbiamo nella scatola qua, che però non mi ha considerato per la vendita sul sito, può essere. Che abbiamo noi qua? Decorazione in legno, padella, vino, telefono, walkie talkie. Vabbè, allora facciamo così. Ciao caro, vendi tutto. $2,700. Le cose della scatola non le ha prese, le prendiamo noi. E Ciruzzo, prendi anche la TV. Oh. Ciao caro, guarda, ti metto qua questa TV. Quanto mi dai? Posto. Quanto ci ha dato, ma va bene così. Signori, direi che per questo primissimo episodio di questo prologo con Thief Simulator 2 ci possiamo salutare qui. Andremo avanti finché potremo, perché non sarà ovviamente il gioco completo, ma un prologo appunto, e quindi penso che a una certa non potremo più andare avanti. Era per avere giusto un assaggio di quello che sarà Thief Simulator 2, ma vedete che fondamentalmente non cambia molto, ma questo non è un male. Secondo me ci saranno le cose che non hanno neanche messo, probabilmente neanche per spoilerare, quindi vedremo, non manca poi molto all'uscita, però nel frattempo andremo avanti per concludere, diciamo, la storia di Thief Simulator 1 e continuiamo anche con questo prologo, qualche occhiata ancora finché dura, la possiamo vedere nei prossimi episodi. Signori, è stato un piacere, ci vediamo con un prossimo video e come sempre vi invito a lasciare un like e un commento. Alla prossima, ciao ciao!